Ecco, quello che voi vedete è l'edizione della stampa di Torino di oggi, un quotidiano antico, prestigioso, fu diretto da grandi direttori come Pier Giorgio Frassati, come Rigoletti, un tempo proprietà della famiglia Agnelli, oggi del gruppo De Benedetti di Repubblica, ma credo che abbia raggiunto oggi il massimo del suo minimo storico, perché come vedete in un distico qui a pagina 3 c'è scritto, nella rubrica Lo Iena, o La Iena, e allora il governatore domandò: chi dei due volete che rilasci, Salvini o Carola? E la folla inferocita urlò: Salvini. Bene, questa assimilazione di Carola della Sea-Watch a Gesù e di Salvini a Barabba credo che rappresenti forse il massimo che la faziosità di ogni tempo potesse immaginare. Non vi dico del giornale dove si parla di appello da mezza Europa, liberate quella donna, gli arresti la capitana che spacca l'Italia in due. Insomma, la santificazione di un personaggetto, un'attrice del mondo sorossiano, figlia di un miliardario che commercia in armi nel mondo, ex militare, che è dotata di potenti mezzi finanziari, in collusione con il mondo della migrazione internazionale, ha fatto arrivare qui un gruppo di poveri disgraziati, con le solite strategie tragiche. Bene, ma questo non è tutto. Perché oggi, se voi girate tutto il giornale, dalla prima all'ultima pagina, non troverete una sola notazione che riguardi il grande scandalo di Reggio Emilia, dove bambini sono stati venduti, torturati, stuprati, nella collusione di pseudoassistenti sociali, psicologi di un sindaco del PD. Se non è faziosità questa, credetemi, c'è da vergognarsi. È vero che bisogna campare, cari amici giornalisti della stampa, ma qui mi pare che si sia veramente passato ogni misura. Non una riga sulla vicenda di Reggio Emilia e questo panegirico vergognoso e ridicolo. Ma per fortuna la gente incomincia a capire. Arrivederci, cari giornalisti. Buona giornata e buona domenica.